Music. News. Sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Mister, andiamo incontro a un altro test decisamente probante, probabilmente il più probante tra quelli che avete affrontato finora, quello contro la Folgore Caratese, che poi affronterete anche in campionato, e a onor di logica e un po' anche per tutti è una delle squadre che con voi concorrerà alla vittoria finale del campionato. Sì, è una squadra ostica, una squadra attrezzata in tutti i reparti. Penso che si possa considerare uno step ulteriore successivo di avvicinamento al campionato dopo le prime due partite di Coppa. Quindi sappiamo che ci sarà bisogno di qualcosina in più, non soltanto di attenzione, non soltanto di passettino avanti, ma un bel passo avanti se vuol passare il turno, e noi vogliamo passare il turno. Avrei tutti gli attaccanti a tua disposizione, mancherà ancora Perez, mancherà Ruiu che, come spiegavi prima, ne avrà per un paio di settimane, Carboni da valutare, magari starà in panchina a giocare a Merlisala, non so questo. No, Merlisala gioca di sicuro perché è il centrale che sta meglio in questo momento qua, noi dobbiamo guardare il momento e la condizione, poi sugli altri due centrali dobbiamo un po' valutare, potrebbe essere che ci siano tutti e due, potrebbe essere che qualcuno abbia dei problemi, però in questo momento non ho ancora il quadro chiarissimo. Invece su Alborghetti questa settimana non è stato presente al campo? No, ha fatto martedì, adesso si allena oggi, ha avuto un problema a scuola, degli esami da superare a Roma, era una cosa programmata, però sta bene insomma. Una pedina sicuramente importante che recuperi, e invece sarà anche il debutto casalingo, avete grande pressione e gli occhi di tutti addosso, in questo caso si dice sempre oneri e onori. Ma sì, no, ma speriamo che ci sia tanta gente che ci dia una mano, perché ripeto quello che ho detto prima, per passare questo turno serve qualcosina in più, e qualcosina in più del qualcosina. Lo possiamo mettere noi, però se c'è tanta gente che ci dà un incitamento, secondo me potrebbe rivelarsi la chiave decisiva. Infine, ieri avete robustito la rosa inserendo Safarikas, portiere greco, lo ricordiamo, un altro classe 99 che se la giocherà direttamente con Guadagnin e non con Belladonna in questo momento, che rimane out per un problema fisico. Sì, sì, è un portiere che conosciamo già da un paio di settimane, che è qui che si allena, adesso l'abbiamo tesserato, è un elemento in più che può dare una mano, perché il gruppo portiere era un po' esile, quindi domani o lui o Guadagnin, comunque ci sono tutti e due pronti a dare una mano. Belladonna ha ancora un problemino fisico e quindi rientrerà con calma settimana prossima, però insomma avendone tre siamo un po' più tranquilli tutti. Grazie mister, buon lavoro. Buon lavoro, grazie a voi. Music. News. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.